Casa Artigiani Abruzzo ha partecipato attivamente al tavolo tecnico regionale che ha portato all'approvazione di un'importante regolamentazione del MDA, acronimo per microattività domestiche alimentari. Il provvedimento mira a normare il settore delle aziende che lavorano attraverso la conoscenza e la diffusione delle ricette tradizionali dei prodotti tipici abruzzesi ed istituisce il relativo albo regionale per tutelare al meglio il consumatore. Cosa sono in concreto le MDA? Le piccole e micro imprese domestiche alimentari sono praticamente le persone che nell'ambito della propria abitazione svolgono una piccola attività lavorativa nel settore alimentare, quindi una piccola attività di ristorazione, una piccola attività di produzione di confetture o altre cose similari. Con questo regolamento che vantaggi avranno? Possono svolgere questa attività naturalmente a livello, diciamo così, non continuativo, a livello saltuario, senza una iscrizione alla Camera di Commercio, senza una partita IVA e senza quindi il contributo previdenziale da pagare, ma con una semplice iscrizione in un albo regionale preceduta da una comunicazione al comune di competenza. Quindi questa è una grande facilità, e questa facilità cosa porterà poi nel tessuto economico? Noi di Casa Artigiani abbiamo appoggiato questo provvedimento perché appunto riteniamo che possa essere anche, diciamo, una possibilità di fare per un po' di tempo questa attività non in modo, diciamo, continuativo per avere un buon successo, cioè un limite massimo di reddito di 5.000 euro, oltre il quale poi si può fare un'attività tranquillamente, diciamo, di impresa organizzata, quindi entrare in un mercato, diciamo, più ufficiale. Quindi la Regione approva, ma anche soddisfazione da Casa Artigiani che ha partecipato al tavolo tecnico? Sì, insieme all'assessore Rolli e al dottor Bucciarelli abbiamo partecipato e siamo orgogliosi di aver messo su questo provvedimento, in quanto anche la Regione Abruzzo adesso è la terza regione che in Italia ha disciplinato la normativa. In Abruzzo si stima ci siano 5.000 aziende che svolgono microattività domestiche alimentari. La Regione ha dunque ritenuto necessario normare il settore.